spiegare questi emendamenti e poi lo facciamo senza una parte che poteva essere già in vigore. Ricordando come tutta la discussione sul jihadismo internazionale fa sì che la sicurezza degli impianti nucleari e di tutto ciò che ha a che fare con materiale nucleare sia fondamentale per la sicurezza del nostro Paese e dell'Europa intera. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marazziti. Onorevole Marazziti, il microfono si rifiuta. Prego. È rotto il microfono, Presidente, mi scuso. Si immagini. Prego, prenda anche posto al banco. Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Scagliusi. Prego i colleghi intorno all'onorevole Scagliusi di lasciarlo intervenire. Prego. Annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle e consegno la dichiarazione di voto. La ringrazio, la Presidenza autorizza la consegna dell'intervento. Onorevole Cimbro, prego. Onorevole Cimbro, prema il tasto perché sennò il microfono non si accende. Sì, mi scusi Presidente, grazie. No, semplicemente per sottolineare l'urgenza e l'importanza di tale ratifica prima dell'avvio della conferenza di riesame del trattato di non proliferazione nucleare che si aprirà appunto a New York il 27 aprile. L'Italia è infatti l'unico Stato dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato gli emendamenti alla Convenzione ed un invito in questo senso è contenuto nella dichiarazione sulla non proliferazione nucleare e sul disarmo approvata dal G7 dei ministri degli esteri svoltosi a Lubecca il 15 aprile scorso. Pertanto, e anche per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Grazie. La ringrazio. A questo punto lo pongo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Stiamo facendo il voto finale della ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro fatto a Roma il 6 febbraio 2010. È l'atto numero 2752. Adornato. Colonnese. Capua. Gebhard.